Sto registrando, scusa. Buongiorno amici, bentornati sul canale Microorologiaio. Altro giro, altro regalo. Questa volta ho ordinato un altro Courgette anonimo. Eccolo qui. Adesso di questo orologio andremo ad eseguire la prova al cronocomparatore, il test di impermeabilità, la test del vetro e poi lo apriremo per vedere cosa si cela all'interno. Dovrebbe essere il solito Mi 8215. Venite con me. Test al cronocomparatore, pronti via. Vediamo un po'. Più 13 secondi al D, 320 gradi di ampiezza, 21,6. Accelera leggermente, più 20, però diciamo che siamo sempre nel range dichiarato dalla casa, appunto per il Miota, perché lo danno dai meno 20 più 40, per cui siamo dentro benissimo quanto dichiarato dalla casa. Test al cronocomparatore eseguito e superato. Adesso andiamo a fare il test di impermeabilità. L'unica cosa però ci dà fastidio il cinturino, andiamo a toglierlo. Non lo tolgo perché questo orologio qui non ha le anse, le ansette a molla, ha le viti. Molto bene, adesso andiamo ad eseguire il test di impermeabilità. Andiamo a farci stare anche il cinturino montato. Cinque atmosfere, 50 metri e start. La corona di questo orologio è a vite. La ghiera è unidirezionale, cassa totalmente in acciaio. Il vetro dovrebbe essere minerale, adesso dopo lo andremo a verificare. Da come si sta muovendo l'indicatore, direi che l'orologio è impermeabile. Perfetto! Per cui con questo si può fare tranquillamente doccia, bagno al mare, eccetera, eccetera, eccetera. Test del vetro. Vediamo un po'. Il vetro non è zaffiro, vetro minerale. Ok? Assolutamente minerale. Vediamo velocemente anche le misure dell'orologio. Diametro sono 45 mm. Lo spessore sono 15 mm. E il lag to lag ben 50 mm e 2. Al polso si fa sentire, un orologio che certamente si fa sentire, però sicuramente se lo si vuole usare in immersione ha un'ottima leggibilità. Oltretutto ha una buona luminosità. Ora verifichiamo rapidamente, dopo aver allentato il fondello, il movimento. Fondello ha un ottimo spessore,
il movimento, come dichiarato dalla casa, è il classico Miota 8215. Troviamo un anello riduttore in ottone tornito dei due bride. Cos'altro dire, è un movimento che ormai conosciamo benissimo, abbiamo già avuto modo di verificarlo più volte. La corona, come precedentemente detto, è a vite. Ha la ricarica manuale come tutti i Miota. L'unico problema che ho riscontrato è un leggero impuntamento che ho risolto mettendo un goccino di olio sul canottino. Qui ho messo un po' di olio sul filetto in questo punto, olio da orologeria, non l'olio di oliva. E, mettendo un po' di olio, il filetto della vita non impunta più. Come avete potuto notare, può succedere, svitando la corona vite, ma è un difetto abbastanza comune in tutte le corone a vite, svitandolo, che va a tirare il tiretto, per cui, ecco, vedete, è andata. Questo succede perché la corona a vite, che è fatta a due tubi, se non trovano la combinazione, un tubo va ad estrarre l'altro, facendo così scattare il tiretto e mandando l'orologio nella rimessa oraria. Però è un difetto, non difetto, nel senso che purtroppo capita. La ghiera di questo orologio, che è bombata, è molto carina perché imita le vecchie ghiere in bacalite. L'anello esterno è in acciaio ed è a 120 scatti. Ha un leggero gioco, ma proprio leggerissimo. L'ansa di questo orologio è un inusitato 23 mm. L'unica pecca di questo orologio è questo cinturino, che lo trovo molto rigido, anche se comunque sembra fatto di qualità, perché abbiamo nylon esterno e pelle all'interno. La fibbia è un ottimo acciaio Inos, però io lo trovo scomodo al polso. L'unica cosa è provare a fare questo lavoro qui, per renderlo un po' più morbido. Facendo così si riesce ad ammorbidirlo leggermente. Non credo sia molto semplice trovare un cinturino adatto. Probabilmente si può mettere su un nato 24, ecco, tanto per intenderci, stringendolo leggermente. Il quadrante ha indici applicati, lumen verde su lancette, indici e ghiera esterna, anche la ghiera esterna al lumen. E cos'altro dire? Basta, direi di aver detto tutto. Bene, il video è terminato. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, puntate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Io vi saluto e ci si vede al prossimo video. Ciao!